restaurato e restituito alla cittadinanza il tabernacolo dedicato al grande artista aretino Giorgio Vasari, che si trova all'inizio delle logge Vasari in Piazza Grande ad Arezzo. Una delle linee guida del Rotary International è dedicata anche alla cultura e di conseguenza anche i club locali si impegnano in questo e nelle varie sfaccettature. In questo caso abbiamo ritenuto opportuno sia il club Arezzo Rotary Arezzo sia il club Rotary Arezzo Est di restaurare, ridare alla città lo splendore dell'unico monumento a Giorgio Vasari presente nella nostra città. Mi sono proprio dedicato al di cercare un monumento in Arezzo significativo e più che questo del Vasari non ho trovato di più, tanto più che gli aretini per 400 anni non hanno pensato al Vasari e hanno edificato questa icona nel 1911, proprio dopo 4 secoli dalla nascita di Vasari. Bisogna dire che questa era un'opera che è del 1911 che non era mai stata restaurata, quindi aveva subito le ingiurie del tempo, che sono essenzialmente l'esposizione all'acqua e all'inquinamento. Quindi il restauro ha volto a rimuovere questi fattori, che sono anche degli elementi di degrado, e a proteggere, mettere in sicurezza gli elementi lapidei, che sono un marmo di Carrara e una arenaria. Sono anche emersi dei particolari molto interessanti. Innanzitutto l'opera è siglata AL, Alessandro Lazzerini, che l'ha realizzata nel 1911, e sullo sfondo è replicato il fronte della Galleria degli Uffizi, perché il progetto era proprio di Giorgio Vasari, e il Vasari ha in una mano i pennelli del suo mestiere di pittore e nell'altro il Libro delle Vite, che è l'opera più importante e per la quale il Vasari è conosciuto nel mondo.